Torniamo a parlare di giovani e ragazzi del territorio, di canavesani, che hanno il coraggio di osare. Osare nel senso che hanno voglia di mettersi in gioco e di andare oltre a quelle che sono le aspettative nel quotidiano, soprattutto in un territorio sicuramente molto bello e carico di ricchezze, ma che non facilita il lavoro delle nuove generazioni. In questo caso, questa sera abbiamo qui con noi Andrea Gasco, buonasera Buonasera. Andrea, che arriva da Locana. Sì. E che ha avuto il coraggio alcuni anni fa di lasciare un posto sicuro a livello lavorativo per intraprendere un lavoro non indifferente. È un giovane imprenditore che ha osato e che appunto ti chiediamo, Andrea, di raccontarci un po' la tua storia, perché ci piacerebbe che tu lanciassi anche un segnale importante perché chi osa alla fine, anche chi rischia, tra virgolette, però alla fine raggiunge dei risultati. Andiamo, raccontaci un po' cosa ti ha portato appunto a cambiare improvvisamente lavoro, un lavoro, ripeto, non facile quello che fai adesso che ci racconterai, ma che ti sta dando delle belle soddisfazioni. Nel 2019 ho deciso di licenziarmi dalla fabbrica perché un po' ero stufo, un pochettino vedevo i lavori a casa che si sarebbero potuti portare avanti. Invece, essendo in fabbrica, comunque facendo giornata, non riuscivo molto ad aiutare mio padre, quindi cogliendo l'occasione dell'anno che sembrava valido, ho deciso di lasciare il lavoro e intraprendere una nuova carriera lavorativa. Inizialmente lavoravo in uno stampaggio in attrezzeria, poi Non era il tuo non era il mio ambiente. ambiente, non mi trovavo e quindi continuando sempre nel tempo libero ad aiutare mio padre a casa. Ho iniziato principalmente quando a Locana hanno dato il via ai lavori per il Parco Ventura come trampolino di lancio e dopodiché è sempre stato moderato, ma comunque un crescendo continuo su lavori per lo più di manutenzione ambientale, idraulica e attualmente si sono spostati anche sul movimento terra, messa in sicurezza delle strade e comunque su ambiti un po' più vari. Inizialmente facevamo manutenzione del verde, quindi più che i classici giardinieri Certo. facevamo anche potature, sempre riguardo alla forestazione. Invece attualmente siamo andati un po' oltre con altre attrezzature, con altri macchinari. Abbiamo una macchina che fa il taglio lungo le strade di piante pericolanti, una cesoia che quindi permette il taglio delle piante in sicurezza. Poi con vari macchinari abbiamo le trince forestali che trinciano proprio i tronchi, Certo. sminuzzandoli e tutto quello che riguarda la parte di invece manutenzione del territorio, abbiamo escavatori per movimentare il materiale e macchinari che movimentano i mezzi per portarli sui cantieri. Un lavoro non indifferente, duro nel senso che comunque è un lavoro che Lavoro richiede fisicamente impegnativo. impegnativo, però porta anche a dei buoni risultati, se non solamente economici, ma soprattutto danno una soddisfazione vederli realizzati. E pian piano siamo sempre cresciuti, attualmente abbiamo diversi mezzi nel parco macchine e la speranza è quella di continuare a crescere. Adesso lavoriamo per vari comuni e enti pubblici nonché per i privati prevalentemente si mantiene sempre il filone della manutenzione del verde, dei legnami e così via, e
e attualmente facciamo anche opere come ingegneria naturalistica, quindi palificate, messa in sicurezza di versanti e comunque tutto quello che riguarda anche l'abbellimento della proprietà, quindi giardini da zero vengono modificati con muri, scogliere e quant'altro. Se mi permetti, sicuramente massimo rispetto per il lavoro che facevi prima, ma questo è un lavoro che, come dici, ti impegna parecchio, ma ti dà delle soddisfazioni diverse a livello personale. Sono soddisfazioni quando vedi il cliente soddisfatto del lavoro. Il passaparola, perché comunque c'è stato un passaparola non indifferente, tant'è che siamo partiti da lavorare nel comune di Locana, attualmente lavoriamo in Tre Valli, quindi non sembra, ma è stato un bel cambiamento in 4 anni appunto. A questa parte. E quindi si spera sempre in un migliorare continuo, la buona volontà ce la mettiamo e certo. Dopodiché si vedrà. Tu giustamente hai citato le valli, il territorio montano del Canavese se ne parla sempre rispetto a tanti anni fa, purtroppo c'è stato un ampio spopolamento, i giovani che hanno cercato lavoro e vanno alla ricerca di lavoro diverso fuori dalle valli, tu invece hai avuto, naturalmente non solo te, però in questo caso stiamo facendo due chiacchiere con Andrea Gasco, hai avuto il coraggio di dire, boh, ok, investo sul territorio dove abiti. Com'è la situazione? Nel senso che per i giovani quanto è anche difficile riuscire a lavorare in un territorio che si sta spopolando? Beh, il problema principale è proprio la mancanza di sbocchi da lavorativi al di fuori di quello che potrebbe essere il classico IREN o scendendo in valle sbocchi in fabbriche certo. O stabilimenti comunque. In valle quello che si sta vedendo attualmente è un incremento del turismo, però è un turismo che rispetto ai tempi passati non è più dei 3 mesi. È un turismo lampo che ti impegna magari la settimana di ferie, ma nulla di più. Quindi i giovani si possono magari investire, però il problema è che se non c'è la gente certo. Con cui andare a lavorare, con cui andare a collaborare, diventa complicato perché è tutto un circolo che si deve chiudere. E quindi la speranza assolutamente è quella che in un futuro tutto possa andare a cambiare in meglio. Attualmente posso dire che a Locana sul turismo si sta migliorando notevolmente in questi ultimi anni. Però permane comunque un turismo che è proprio la mentalità locale che deve cambiare ad adattarsi a quello che è stato un cambiamento totale di mercato. Certo. Perché non si può più pretendere che il turista arrivi e stia in un buco quando comunque attualmente se uno va in una valle o va in villeggiatura cerca anche un certo. Alloggio che, con determinati servizi certo. un po' di decoro e quant'altro. E tutto questo cosa comporta? Che se la casa viene sistemata c'è del lavoro magari per il muratore locale, il muratore locale va dal produttore di legnami e quindi è tutto, come ripeto, un circolo che si va a chiudere. Proprio mancandono questi investimenti, l'edilizia e comunque il mercato locale non è che ne risente, ma comunque potrebbe migliorare e avere sicuramente altri sbocchi. Ecco. Certo che effettivamente, ripeto, l'esempio tuo che hai deciso di investire su un chilometro zero lavorativo, che poi naturalmente è partito da chilometro zero, poi come hai detto ti sei allargato sicuramente, possa essere un incentivo per dire ok, perfetto, proviamo a dare più spazio, proviamo anche, dico a rischiare, però a investire su un territorio che ha tanto da dare e su dei giovani che possono effettivamente forse
riscoprire anche la loro terra, che può essere ricca di soddisfazioni, sia economiche, ma soprattutto anche soddisfazioni personali. Perché sì, perché la parte economica, se la si guarda su un fattore di voler crescere, difficilmente puoi stare a guardare quella come primo aspetto. Certo. Prima devi guardare che il lavoro ti piaccia e che tu faccia un buon lavoro. Dopodiché, ovviamente, l'aspetto economico è fondamentale per poter investire e indubbiamente un domani aumentare il giro. Però per i giovani adesso non è facile, uno, per questo aumento indiscriminato dei prezzi, certo, sia sui materiali quando si vanno a eseguire i lavori, che proprio dell'attrezzatura, perché si parla di un 30-40% in più. E un 30-40% per un giovane che deve partire in questi 3-4 anni è tosto. Non è poco. Assolutamente ti taglia fuori rispetto a grosse ditte fondate. Beh, guarda, proprio in questi giorni sentivo anche i media nazionali che parlavano del fatto che ci sono tanti giovani che stanno facendo, tra virgolette, un passo indietro, che non è quello di scegliere di non lavorare, ma di scegliere un lavoro che economicamente forse sia meno ricco, ma che dia delle maggiori soddisfazioni. Quindi il discorso che hai fatto tu sicuramente è molto valido. È il discorso che è vero che il lavoro deve essere ripagato e remunerato correttamente, però è anche vero che se un lavoro lo si fa con passione, indubbiamente l'aspetto economico passa in secondo piano. Aiuta. E da quello che ci hai raccontato in questi minuti, sicuramente la passione e la soddisfazione che ti sta dando il lavoro è una cosa fondamentale, è quel quid in più che ti permette di guardare avanti con ancora più con entusiasmo, soprattutto visto anche il periodo non facile che abbiamo attraversato, perché la pandemia sicuramente ha rallentato, ha creato situazioni drammatiche, ma ha anche rallentato molto quello che poteva essere il lavoro. Quest'anno indubbiamente si è visto una ripresa, per quanto la mia esperienza sia da fase un anno di lavoro, poi c'è stato 2 anni di Covid, è stata solo la scorsa estate che si sono sbloccati un pochettino, certo, i lavori, diciamo, tra i privati. Certo. Però nel complesso penso che il futuro lo si possa vedere positivamente nelle nostre valli. L'investimento è sempre dato dalla persona, perché è inutile dire che questo sia il lavoro che ti porti a diventare ricco. È un lavoro che è duro, è un po' pesante, indubbiamente crescendo i macchinari ti facilitano tutte le cose, però è un investimento continuo, ovvero io senza nulla da dire in 4 anni ho fatto 2 settimane di vacanza, quindi... Beh, complimenti, questo significa che, ripeto, il messaggio che lanci con le tue parole anche che il sacrificio è necessario per avere, non è, per avere un futuro migliore. È inutile nasconderlo, senza un po' di sacrificio difficilmente ottieni qualcosa di più. E se aspetti e pensi che la gente venga a portarti i soldi in mano è ben difficile. Ecco. Non è sicuramente questo. Non è questo qui il campo. Andrea, grazie mille perché, ripeto, la tua esperienza, quello che stai facendo, che per qualcuno può essere anche, si fa un determinato lavoro manuale, in realtà è che è importante questo, e anche ricordare in un momento difficile come quello attuale quanto ci siano tanti lavori di grandissima soddisfazione, di grandissimo onore, che servono, perché il territorio, se non è a posto, se non c'è la giusta manutenzione, sappiamo benissimo. Ancora adesso, vedendo le situazioni, certo, la manutenzione del territorio è una delle cose più importanti, perché si vedono poi alluvioni, piogge che un tempo erano considerate standard, adesso vengono considerate come dei tifoni. Cosa creano quando i letti dei fiumi sono sporchi, i torrenti non vengono puliti e i tombini rimangono incurati. Certo. E qui invece i lavori che vengono eseguiti di manutenzione assolutamente possono aiutare in questi casi. Assolutamente sì.
Quindi Andrea, ripeto, ti ringrazio ancora perché l'esempio che porti tu deve essere un esempio per tanti giovani della tua età, ma non solo, anche più giovani o anche con qualche anno in più, perché è vero che chi non risica non rosica, però è anche vero che bisogna avere il coraggio di prendere a volte decisioni non facili, di rischiare qualcosa, ma alla fine la soddisfazione è sicuramente tanta. Assolutamente sì. Grazie ancora, alla prossima. A voi, buona serata.